Il consigliere regionale Guerino Testa e l'assessore comunale di Pescara Alfredo Cremonese, entrambi esponenti di Fratelli d'Italia, sostengono che la sede della Film Commission regionale dovrebbe essere individuata a Pescara. Il capoluogo adriatico, dicono, infatti presenterebbe tutte le caratteristiche tecnico-logistiche e infrastrutturali per ospitare le truppe cinematografiche. Ma questo potrebbe essere un auspicio importante per la nostra città, ma quello che è più importante è che l'Abruzzo si doti finalmente, dopo tanti anni, di questo strumento fondamentale per tanti motivi, specialmente per motivo turistico, un motivo culturale. Il governo nazionale non ha stanziato nessuna risorsa per le film commission regionali, ecco perché la Regione Abruzzo sta riprogrammando per il settennato 21-27 i fondi per circa 40 milioni da spalmare in 7 anni, e che potrebbero essere una grande opportunità per il nostro territorio. Ovviamente adesso il Consiglio regionale, come primo obiettivo per inizio anno, dovrà approvare il nuovo testo sulla cultura, che prevede l'attivazione di una fondazione che andrà a gestire la Film Commission, e la città di Pescara, ovviamente, sia per la sua situazione logistica, sia per le sue infrastrutture teatrali, c'è il Parco della Musica, c'è il Flaiano, ci sono i vari teatri all'aperto e al chiuso, le autostrade, l'aeroporto, potrebbe essere la sede di questa fondazione. Però è importante che l'Abruzzo si doti finalmente di questo strumento, come dicevo poc'anzi, per mettersi in concorrenza con regioni che sono partite da prima, pensiamo alla Puglia, perché oggi la Film Commission è uno stimolo fondamentale per lo sviluppo delle nostre regioni. Anche perché Pescara è stata sede di diversi set. Ci saranno altri set prossimamente, peraltro alcuni registi importanti, penso il regista Cinzia TH Torrini, che ho sentito giorni fa, sta girando a Calascio, quindi nella nostra regione, un film su Celestino V, una fix su Celestino V, quindi noi siamo come regioni attrezzati. Pescara, al pari di altri comuni, darà la sua candidatura per far sì che questa attivazione possa essere importante, ripeto, per il nostro territorio e per la città di Pescara, che ha una strategicità fondamentale da un punto di vista logistico.